passione per i gioielli. Si racconta che Elizabeth Taylor ricevette in dono dal marito un meraviglioso e costoso bracciale. Ma siccome dopo poco lei lo piantò, il donatore, se volete con poco stile ma costava veramente una fortuna, glielo richiese indietro. Lei però gli spedì un assegno ed insieme un biglietto in cui vi era scritto: di te posso fare a meno, di questo bracciale no. Passione per il tango. Passione per l'archivio. Antonio Rodinò di Miglione è il presidente della Fondazione Camillo Caetani. Qui siamo nell'archivio della Fondazione e vorremmo chiedere al presidente quali sono i campi di lavoro più interessanti che questo archivio può fornire allo studioso. Il nostro è un archivio a cui noi diciamo, ma è un po' un vezzo, 1000 anni esatti di documenti. È un vezzo nel senso che sì, è vero, la prima pergamena è del 950 e le ultime carte sono del 1956, però diciamo che l'archivio comincia veramente a essere nutrito dagli anni, dalla fine 3, primi 400 in poi. Presidente, ma quest'anno il tema che ci chiede Archivissima, che ci pone Archivissima, è la passione. Lei cosa vuol dirci della passione per l'archivio? Una parola sola. Sono entrato qui in fondazione anni fa, ormai nel 16. Poi sono diventato presidente nel 18. Beh, l'avere nella stanza accanto o quasi quell'archivio mi ha appassionato, ma della passione per l'archivio e di cosa è un archivio per ricercatori, per chi vi si affaccia, credo che ne possa parlare molto meglio di me Marina Raffaeli, docente per molti anni di archivistica e direi anche amica del nostro archivio. L'archivio è gioco, lo diceva Huizinga. L'archivio è gioco e lui lamentava ai suoi tempi che si fosse persa la voglia del gioco. E invece l'archivio è passione, è curiosità, è desiderio di scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso e anche di giocare con l'archivio. Uno entra in archivio con un progetto, con un'idea storiografica e poi via via la può cambiare, la può far deviare su altri rami della ricerca. È un happening, così come si potrebbe dire, continuo. Quindi, e lavorare in archivio è quindi possiamo dire divertente. Che l'archivio è l'inizio di un viaggio, no? È l'inizio di un viaggio affascinante. Sicuramente affascinante perché ci fa rivivere le voci che sono state messe a tacere dal tempo, no? Tutto ciò che abbiamo alle spalle nell'archivio rivive e quindi la curiosità di capire come sono andate le cose 100 anni fa, come 1000 anni fa, ma lì entrano in gioco magari gli archeologi e non gli archivisti, rende questo lavoro sia da parte del ricercatore sia da parte dell'archivista con prospettive diverse, ovviamente. Il ricercatore ha una tesi e segue quella tesi con evidentemente la possibilità di avere degli scarti da questa strada. L'archivista deve essere il più possibile obiettivo, deve
cercare di fotografare l'archivio nel suo divenire. L'archivio nasce e si modifica nel corso dei secoli. Famiglie come questa, famiglia Caetani, che ha avuto una storia così lunga, evidentemente nel corso dei secoli, pensiamo a Gelasio Caetani, quello che ha fatto proprio nell'archivio, quindi l'ha trasformato. Però queste trasformazioni sono compito dell'archivista e non tanto dello storico. In ogni caso, in entrambi i casi, è necessaria una grande passione. I giovani avranno, ma forse non solo i giovani, grandi pregiudizi nei confronti dell'archivio, no? Sì, purtroppo sì, l'archivio è visto ancora come un luogo oscuro, come un luogo morto. E quando io dicevo ai miei studenti l'archivio è un luogo divertente, mi guardavano un po' attoniti. E poi io ho spiegato che veramente l'archivio può dare delle grandissime emozioni. E dove c'è l'emozione non c'è la noia, evidentemente. Quindi, secondo me, l'emozione che ti dà una scoperta, pian piano, è faticoso. Il lavoro del ricercatore negli archivi, così come il lavoro dell'archivista, sono lavori faticosi, richiedono impegno, preparazione innanzitutto, grande preparazione, ma anche psicologia, ma anche creatività, capire perché quell'archivio fino al 1700 era così e poi nell'Ottocento lo troviamo che ha cambiato veste, che ha cambiato modo di essere. E quindi lì c'è in ballo anche la storia, ovviamente, la storia economica, la storia sociale, ma anche un pizzico di psicologia. E poi la vita soprattutto, no? È la vita, sì, è la vita. Questo signore dai grandi occhiali di corno, dalla montatura di corno, è Francesco IV. Qui è il ritratto all'epoca in cui era governatore di Milano. Allora, la sua vita attraversa tutto il Seicento. Lui è nato alla fine del secolo precedente, viene inviato presto in Spagna, diventa grande di Spagna e a un certo punto della sua vita viene nominato governatore di Milano. Però Milano è devastata da problemi economici, la guerra dei trent'anni l'ha piegata e piegata in maniera quasi irreparabile e Francesco non riesce a fare molto. Lui non piace ai milanesi e forse neanche a lui piace Milano. Chissà se Del Duomo la pensava veramente così. Quanto al Duomo, confesso che gli sì è magnifico e adorno più che la fama non porta. Però a me non piace, perché né la fabbrica né gli ornamenti di architettura gotica mi son dati mai nell'umore. Quelle tante agute, piramidette, fogliame senza simmetria, quegli arabeschi appesi in aria, quegli archi così sconvenevolmente alti con le volte a guisa di triangoli sferici, quei tanti ordini di cornici sopra cornici, quelle colonnette di niun genere sottili come stecchi, quelle finestre così lunghe ed impacciate, quelle figure così storpiate con le braccia attaccate al busto, son cose. Signor mio, son cose che mi fan venir meno inguatandole solamente. Io non posso immaginarmi che quei barbari non conoscessero la perfezione e bellezza delle antiche fabbriche, ma bensì mi persuado che egli non si ingegnassero, per ragion politica, di introdurre i loro costumi e torvia ogni rimembranza della pulitezza e civiltà romana. Thank you.
Non è facile né fortunata la carriera politica di Francesco IV. Anni dopo viene nominato viceré di Sicilia, quindi compito il ruolo di grande prestigio. Ma la Sicilia è divisa fra Messina e Palermo, l'una rivale dell'altra. Quando lui consegna e concede a Messina l'esclusiva per la produzione della seta, Palermo insorge. Palermo, città bellissima, città che i contemporanei ci descrivono in maniera veramente affascinante e ci descrivono anche il carattere dei palermitani. State a sentire. La città di Palermo, per magnificenza di fabbriche, moltitudine e nobiltà d'abitatori, famosa non solo tra le città di Sicilia, ma anche tra quelle d'Italia ed Europa, è posta in pianura in sulla riva del mare. Quanto alla sua origine, vario è lo scrivere che n'han fatto gli autori, mettendola chi più, chi manco, antica, il che è un forte argomento d'essere ella antichissima. La maggior parte degli storici stima che la fosse fabbricata a tempi di Noè. Temporibus Noè fuisse panormum constat. Ci fu addirittura chi, appuntandone l'anno preciso, ci lasciò scritto che Palermo fu fabbricata 300 anni dopo il diluvio, che furono dell'età di Noè 1976 e avanti a Cristo 2077. E né qui si vuol omettere il Duomo, opera reale, di bello e antico lavoro di dentro e di maestosa e nobile apparenza di fuori. In questa chiesa vi sono quattro sepolcri di porfido assai belli, nei quali giacciono sepolti il re Ruggero, Federico II ed Arrigo VI imperatori e l'imperatrice Costanza. Al Duomo fa piazza un piano ben ampio, cinto di bellissime statue di marmo. Nel mezzo di esso, dove oggi si vede un picciol fonte, è fama che Costanza, sotto un padiglione dove era libero a ciascuna delle donne che le ne venisse talento l'entrarvi, partorisse pubblicamente Federico II imperatore. Ma ciò, credalo chi vuole, che, quanto a me, basta d'averlo accennato. Il genio dei palermitani è assai piacevole ed oltremodo cortese, principalmente co' forastieri. Non è però che in tanta dolcezza di genio e delizie di luogo essi non alberghino in seno spiriti guerrieri e generosi. Basta sol dire che, essendo questa città stretta d'assedio e mancando le canape per tessere corde valevoli a curvare gli archi, le donne palermitane si recisero i capegli ed intessendone funicelli se ne valsero per iscagliare contro i nemici più palme che frecce. La passione per i fiori. Nel 1957 una canzone che si intitolava Passion Flower, il fiore della passione, ebbe un grande successo. I ben pensanti si scandalizzarono perché in realtà era Per Elisa di Beethoven in chiave pop. Ma la canzone comunque furono le Johnny Jukebox. Abbiamo scelto questo tema come motivo conduttore, come leitmotiv del nostro incontro, per un motivo preciso. Francesco IV Caetani, certo che aveva la passione per la politica, per la carriera, per la vita pubblica, governatore, grande di Spagna, viceré, ma aveva una passione più segreta ed era quella per i fiori. Ecco, vorrei farvi sentire la lettera che gli scrisse un coltivatore e commerciante di fiori, di bulbe, dall'Olanda
per proporgli l'acquisto di alcuni prodotti. Quel che appartiene al Giacinto Maggiore Indico, la quale Vostra Eccellenza ha visto fiorire nel giardino di Caserta, mi è gratissimo l'intendere che simil pianta ancora viva. Desidererei bene averne un altro, giacché il mio 10 anni sono si seccò. Secondariamente, mi è stato gratissimo l'intendere che il Narcisso Indico e il Narcisso Indico nominato Nero Sverto, il quale Vostra Eccellenza ha avuto da me, siano ancora freschi. E Nostro Signore li conceda grazia che Sua Eccellenza lo possa vedere più anni fiorire con amore, interciocché moltissimi nel mio giardino dicono di non aver visto più bello Jacinto. Similmente, il Gladiolus Indicus è grande e piano e alto, i fiori sono più lunghi e stretti di color rosso. Io non ne ho più ni uno, se non di 3 foglie. I sorci l'hanno mangiato nella cantina. Questa pianta valeva bene 100 fiorini. Pazienza. Quanto a quello che Sua Eccellenza scrive che, portando il capitan delle navi alcuna nuova pianta, gliene faccia avere nuova, lo farò volentierissimo. Siccome adesso è avvenuto, essendo tornato il mio figliolo, chirurgo e barbiere di una nave delle Indie Occidentali questo febbraio, ha portato seco diverse cose, tanto di robe, quanto di frutti, quanto di fiori, come alcune piante o rami di corallo bianco, et un corallo bianco a guisa di un castello a fortezza, così molte altre cose delle quali mando la lista a Vostra Eccellenza. Io ho voluto mandare dei semi a Vostra Eccellenza, dei quali mando la lista, 40 in circa, avendoli rinchiusi dentro una scatoletta. Non pesa più di 3 libbre. Il prezzo è di 15 fiorini. Vostra Eccellenza mi avvisi se con questo è servito o no. Come puoi mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi i tacchi alti? A commentare questa lettera, che fa parte naturalmente del ricchissimo archivio Caetani, abbiamo chiamato un'esperta a livello europeo di arte floreale. E è qui con noi infatti Silvia Romagnoli, benvenuta. Grazie. Leggendo questo carteggio tra il nobile Gaetani e questo mercante olandese Swirt, esce fuori un racconto di passione per il mondo del verde, dei fiori, e soprattutto il fatto che questo mercante si fosse appassionato a tutta una serie di essenze vegetali tropicali e soprattutto di bulbose. Questo perché? Perché lui, essendo olandese, aveva la possibilità di frequentare, di controllare tutto quello che il mercato olandese riusciva ad ottenere, essendo molto ricco e molto fiorente, e contemporaneamente selezionare per se stesso, avendo una grande passione per il verde, questi prodotti che venivano dall'Oriente, questi materiali che venivano fondamentalmente dall'Oriente, dalle Indie, dall'Africa e non ultimo poi dal nuovo continente. Tant'è che quando racconta di queste piante, di queste essenze che sono appunto il giacinto, il narciso, il gladiolo, la tuberosa e anche l'anemone, tutti questi bulbi sono di provenienza orientale, tranne che per esempio la tuberosa, che viene dal Nuovo Mondo, e quindi c'era un interesse fortissimo su questa pianta. Altra cosa interessante deriva dal fatto che questo Swirt aveva
dato in moglie una delle figlie ad un famoso tipografo olandese e già nel 1612, all'interno di una fiera importantissima che si teneva, annuale, che si teneva a Francoforte, aveva prodotto uno dei primi cataloghi, si chiamava appunto Florilegium, in cui venivano riportate oltre 500 essenze vegetali e soprattutto tradotte in cinque lingue diverse. Quindi da qui esce poi quella che è l'imprenditorialità del mercante e dell'olandese che è storicamente riconosciuta in questo campo. Altri elementi importanti sono legati al fatto che, per esempio, tutte queste essenze vengono utilizzate per decorare i giardini. Questo è un momento storico in cui il giardino assume il parco, diventa parco dal giardino, dall'orto concluso del Medioevo, il pian piano ci si allarga, la sicurezza politica fa sì che le grandi ville abbiano a corredo non solo un piccolo giardino ma un grande parco. I grandi parchi vengono strutturati, la nascita della prospettiva e la conoscenza della prospettiva viene applicata non solo nell'architettura ma anche nella costruzione dei parchi e dei giardini, per cui nel 500 inizi del 600 l'Italia ha un grande sviluppo di quelle che sono il patrimonio verde e soprattutto una modalità di decorare il giardino con essenze vegetali nuove che venivano anche in questo caso dal Nuovo Mondo, come ad esempio la tuberosa, che era molto ricercata in quel periodo. Ma a proposito di fiori, no? Si parla, ma non so se è una leggenda metropolitana, si parla di questo anemone Caetani. Negli archivi a tutt'oggi non se ne è trovata traccia. Lei ha qualcosa da dirci sull'anemone in quell'epoca? L'anemone in quell'epoca era un fiore che veniva dal continente eurasiatico, quindi comunque era autoctono, seppur importato prevalentemente prima in Olanda e poi perché avevano intuito che facendoli crescere in ambienti protetti come delle serre riscaldate, questi potevano fiorire anche alle loro latitudini, quindi è stato poi iniziato a porre a dimora anche in luoghi più ricettivi come appunto l'Italia, i giardini italiani. Per quanto riguarda l'anemone non ho notizia, anch'io ho cercato dell'anemone Caetani. Molto interessante, ancora una domanda, sappiamo che il 600 era epoca di passione folle per i fiori, no? Passione sia estetica anche che economica, ma anche questa è una leggenda che ci fu chi dette un intero galeone con tutte le sue merci in cambio di un bulbo di tulipano nero, o è vero? Io non ho contezza di questa cosa, però le leggende sono sempre molto vicine alla realtà dei fatti. Vero è che i mercanti del tempo molto hanno lucrato e molto hanno guadagnato sullo scambio di questi bulbi. Passione per la ricerca d'archivio. Antonella Pampalone è uno storico d'arte molto apprezzato nell'ambiente, ma è ammirata non solo come storico dell'arte, ma anche come regina degli archivi. Dicono addirittura che sia una sorta di raddomante che possa andare nell'archivio a occhi chiusi. Questo forse è un po' troppo, però certamente è la persona a cui voglio fare questa domanda. Come è nata questa passione per gli archivi? È stato un colpo di fulmine o una cosa che si è sviluppata lentamente nel tempo? Allora, si può veramente dire che è stato un colpo di fulmine. E nel tempo si è ulteriormente sviluppata, fino a diventare quasi un'ossessione, devo dire. È nata quando ho cominciato appunto a lavorare alla tesi di laurea e quindi, siccome su quest'artista non c'era molto,
Chiaramente mi è venuto in mente di grattare proprio un pochettino negli archivi, anche perché poi sono una curiosa, per cui la ricerca d'archivio mi sembrava anche un modo sensazionale per toccare con mano, no? Il passato, perché studiare sui libri è straordinariamente bello, però la ricerca d'archivio ti porta in un'altra dimensione, cioè tu effettivamente a contatto con il documento dell'epoca entri a far parte di quell'epoca, cioè ti senti veramente un personaggio che vive in quello stesso mondo, in quello stesso ambiente e soprattutto in quello stesso secolo. Questa è la cosa straordinaria. E i personaggi che incontri ti sembrano quasi così degli amici di famiglia, se non addirittura dei parenti. Sta di fatto, tanto per portare un esempio che può sembrare assurdo, ma per me è straordinario, c'è stato un periodo in cui mi sono occupata della Cappella Spada in Santa Maria in Vallicella e ho cercato tantissimo nell'archivio di famiglia Spada. E a furia di leggere quella documentazione, il diario del marchese committente dei lavori, le lettere della moglie ai figli, insomma sono entrata talmente all'interno di quel personaggio che quando poco tempo dopo mi sono sposata nella Cappella Spada perché mi sembrava la cappella di famiglia e il rinfresco l'ho fatto nell'archivio della chiesa della Vallicella, cioè ormai per me era, sapevo tutto di quel posto, sapevo anche quanto erano costate le piccole bollette delle tende alle finestre della cappella, cioè come fai? A casa tua non sai tanto bene queste cose, mentre quando studi le carte d'archivio effettivamente entri in un mondo che è fantastico, straordinario. E soprattutto non è fantasioso, è concreto. Certo. Allora, Antonella Pamparoni è la persona giusta a cui fare un'altra domanda. Le passioni sappiamo che non si insegnano, le passioni si contagiano come l'influenza, come la febbre. Lei ha avuto tanti allievi a cui è riuscito a contagiare questo amore per l'archivio. Chiederle come si fa a contagiare penso che sia sciocco, però di questo passaggio lei ci può raccontare qualche cosa, credo. Beh, innanzitutto cioè, la prima cosa che passa è la passione per l'arte, chiaramente, no? Almeno per quanto riguarda chiaramente il mio campo, no? Però poi il discorso va bene per qualsiasi tipo di disciplina, cioè la ricerca d'archivio si estende, no? A tutti i livelli. Allora, una volta passata comunque la passione per lo studio, no? Che sia arte, che sia storia, religione o quant'altro, non importa, si insegna un metodo chiaramente insieme alla passione. E il metodo è fondamentale perché così lo studente comincia a diventare studioso a suo modo, no? Nel senso che capisce in che maniera dirigere lo studio, no? Indirizzare la ricerca. Ed è una ricerca che mano a mano si va allargando e soprattutto proprio la ricerca d'archivio ti permette di allargare a macchia d'olio la ricerca, perché quando si trova un documento, il documento va verificato, cioè non basta trovarlo e credere in assoluto a quello che c'è scritto, perché risponde ad una realtà storica di quel momento, ma bisogna contestualizzarlo e soltanto contestualizzandolo si riesce a verificare la veridicità del testo, e per contestualizzarlo la ricerca va allargata e va allargata a macchia d'olio, e quindi la ricerca d'archivio diventa una rete infinita, assolutamente infinita, una cosa chiama l'altra e da qui la passione quindi cresce, aumenta. È facile trasmettere poi la passione per la ricerca d'archivio. E poi bisogna anche vedere in che modo va trasmessa, non semplicemente dicendo perché è importante fare ricerca, perché si trovano un sacco di cose, di notizie, eccetera, eccetera, molte spesso e volentieri inedite, per cui si aprono nuovi mondi. Ecco, ma bisogna trasmettere il piacere della ricerca, cioè la passione è fatta anche
la passione per lo studio è fatta anche di piacere dello studio. E questo è estremamente importante. E quando passa questo piacere, la ricerca poi diventa un gioco. Cioè non è pesante, non è studio faticoso, no? Diventa una esigenza dalla quale non si può più sfuggire. Per cui quando si fa ricerca d'archivio si comincia e il tempo scorre talmente in maniera piacevole che si può arrivare a sera senza accorgersi di aver saltato il pasto, di aver avuto bisogno di bere, no? Di colloquiare con qualcun altro, perché il colloquio effettivo è tra te, ricercatore, e il documento che trovi, che ti parla in maniera straordinaria e ti solletica proprio. È proprio un solletico quello della ricerca d'archivio. La passione è il miglior trucco per una donna, ma i cosmetici sono più facili da comprare. Siamo alle solite. Ho il guardaroba pieno e niente da mettermi. E dalla passione per la moda a quello per il ballo, il passo è breve e si può fare.